Buon pomeriggio e bentornati live dal Palazzetto Tacca, Serie A Beretta al femminile. La maschile, ricordiamo, è in pausa per l'impegno della nazionale domani contro i vice campioni della Norvegia. E quindi Serie A maschile ferma e siamo invece qui alla Palattacca, come di consueto, per raccontarvi le gesta delle nostre ragazze in Amaranto. Ospiti quest'oggi il Pallamano Leno, quindi trattasi di derby lombardo. Assolutamente, buonasera anche da parte mia. Intanto salutiamo tutta la squadra, Davide Bianchi alla telecamera, Silvano Leonardo schiaccia i tasti, sistema i punteggi e fa una serie di cose, Luca Basile, che avete appena sentito, mitico cronista del Cassano, e oggi ad aiutarmi il mitico altrettanto Cristiano Baggion. Buonasera a tutti, bentrovati, buon sabato. E allora, in questa situazione di re-lockdown soft, ormai non si sa più come chiamarlo. Noi siamo in red zone, in zona rossa, siamo in red zone, però abbiamo la fortuna perché non si può entrare o uscire dalla regione, però oggi c'è ospite Leno, quindi tutto regolare, siamo andati via lì, abbiamo incastrato il derby lombardo, giusto. In realtà sappiamo che i campionati nazionali, poi dopo il comunicato del CONI è arrivato proprio, mi pare ieri se non ricordo male, insomma, ha fugato tutti i dubbi, e quindi eccoci qua questa sera a commentare questa partita, questo derby lombardo. Intanto le ragazze si sono già posizionate in campo, ricordiamo, nona giornata di andata della Serie A femminile Beretta. Eccoci qua, sono partite le ostilità, quindi abbiamo detto il Cassano alla vostra sinistra in completa tenuta Amaranto, il Leno alla vostra destra con maglia divisa blu e inserti gialli. Preciso, devo dire che con i colori veramente tanta roba. Va bene, intanto qui sono cominciate le ostilità, è Leno che attacca. Intanto ci sono le prime fasi di studio, prova a passare dalla parte sinistra, arriva un passaggio al pivot numero 5 del Leno, e quindi Francesconi, Anna Giulia, che poi io continuo a guardare qua quando ho tanto di tabellone davanti agli occhi. Va bene, nulla di fatto per il Cassano che rientra già in difesa, per cui Leno nuovamente, velocemente, di nuovo, intanto è Del Balzo che ferma l'azione offensiva, fa guadagnare un 9 metri, ma bisogna andare nel punto giusto dove è stato procurato, intanto riprende il gioco. Quindi prima azione positiva per il Leno, poi tentativo del Cassano che è sfumato nel giro di pochi secondi, subito si ritorna nella metà campo del Cassano ed eccoci qua per la seconda azione offensiva dopo un minuto e 20 secondi dall'inizio della partita. Ancora un passaggio per il pivot, gli finisce anche la palla sui piedi, ma c'è la palla che rimane in mano al Cassano con il contropiede di Gloria Montoli che va a segno, 1-1, ristabilita subito la parità. Che partita è, Luca? Ci divertiamo, sì, come sempre. Sì, dai, sì. Siamo reduci anche da un turno infrasettimanale. Le nostre ragazze hanno giocato una buona partita, direi, a Ferrara, nonostante la sconfitta. Però, insomma, buone le impressioni. Sicuramente siamo in una fase di crescita. Squadra ancora coraggione. Tentativo di passaggio al pivot, sfumato grazie alla difesa del Cassano. Il passaggio per Luca Bianchi da parte del Balzo. Va del Balzo di sotto è una che deve correre e ricevere i palloni lanciati dagli altri. Diciamo, dovrebbe continuare a fare. E intanto siamo di nuovo di qua, Leno che attacca, tanto si ferma per organizzare, dato che la seconda fase veloce non aveva opportunità di sfogo e di conseguenza fermi tutti, ci organizziamo, tanto difesa 5-1 del Cassano, piuttosto profonda. Tanto va, finta il passaggio, ecco. Va il tiro, ecco, la straniera, la Kirillova. Tra l'altro neo arrivata, fresca, neo arriva, ha fatto 9 reti nella partita precedente, vabbè, forse 4-5 erano tiri dai 7 metri, comunque devo dire si è presentata subito col biglietto da visita giusto, mettendosi in evidenza. 2-1 per il Leno, ormai 3 minuti passati, Cassano che manovra, tanto Elisa Ponti, Cobianchi, riceve di nuovo Ponti, scambia con Cobianchi, arriva Ferrazzi, si alza e tiro è supera decisamente difesa, ma non scende, quindi la palla si perde oltre la traversa, parte la seconda fase del Leno, andiamo probabilmente la palla ancora a Kirillova, si accentra, poi l'altra gioca da parte opposta, ma la palla gli scappa via, quindi nulla di contropiede fatto. Vediamo se può spingere il contropiede Cassano. Porco. E
con un pizzico di numero rischio. Numero 19, Gozzi Giulia del Cassano, fa un tiro direi preciso col goniometro. Prende il palo, prende l'altro palo e poi finisce alle spalle del portiere del Leno. Dunque 2-2 il punteggio, 3 minuti e mezzo, ancora lunghissima la partita. Tanto si muove la difesa del Cassano, cerca di chiudere le traiettorie di passaggio, anche in questo caso finta di tiro, passaggio per il pivot, ha capito tutta la difesa del Cassano, va Gloria Montoli, trova un eccellente portiere che però rimpalla nelle mani di Cobianchi, che non si fa sicuramente attendere alla conclusione, e dunque 3 pari. Cassano che passa in vantaggio, 3-2. Ah, 3-2, scusa. È anche scritto, ah, perché io ho guardato... 3-2 il punteggio, Cassano che mette la testa avanti, ma è Leno che attacca, dunque sì, dopo 4 minuti. Ancora le prime fasi di gioco, quindi ancora tutto da decifrare. Noi ci teniamo almeno un primo tempo per cercare di capire, diciamo, cosa possa succedere. La regola del break even siamo ancora ben lungi da averla superata. Direi, intanto interviene Gozzi, ma c'è un 9 metri, riparte Leno. Scalata, ha capito tutto Gozzi, cerca di bloccare, trova spazio, c'è Bertolino fortunatamente, intanto invasione di area, per cui contropiede, trova benissimo Gozzi, ancora ottimo contropiede da parte di Giulia, che va con questo contropiede veloce. 4-2, sembra Cassano voler accelerare, vediamo. Sta riuscendo a sfruttare la gioco in velocità il Cassano. L'abbiamo già visto fare la precedente partita casalinga, qui poi se ne ovviamente va. Qui se ne velocità va. La numero 77, la Kirillova, Valeria. Va giocato quando si riesce a effettuare una buona difesa, cosa che non è avvenuta in questa occasione. E si sta mettendo in mostra anche in questa occasione, già fatto vedere passaggio al pivot, tiro dai 9 metri, oltre a inserimento, cambio di direzione, quindi giocatrice che si presenta con il catalogo completo. Ferrazzi intanto cambia con Cobianchi, Lisa Ponti, passaggio per Del Balzo, che peccato. Pasticcia con la palla. Litiga un po'. Tenta di rubare uno sfondamento Gozzi, ma non abbocca l'arbitro, fa segno che si può proseguire. Sempre 5-1 difesa per il Cassano, quindi difesa profonda, e ha già dato i suoi frutti, sì, perché abbiamo recuperato un po' di palloni, soprattutto in copertura sui pivot, e già almeno delle 4 reti fin qui realizzate, almeno 3 in velocità e in contropiede. Attenzione, perché veramente allora invece visto? Viene servita Pedrotti, che va a realizzare. Kirillova sposta la difesa, sì, in modo completo, sembrava veramente volesse andare, poi è tornato indietro, passaggio a liberare il pivot, ovviamente giocatrice molto pericolosa, viene molto seguita da difesa anche. E gioco forza, qualche spazio per le compagne, riesce a crearlo. 4-4 il punteggio, 6 minuti e 30, Cassano che attacca. Intanto magari andiamo a leggervi anche le altre partite di questa nona giornata di andata, che vedono in campo da una mezz'oretta, dalle 18 Pontigna e Ferrara e Cingoli Nuoro, 18:30 Cassano Leno appunto. Segna Cobianchi dopo aver superato la difesa, in realtà ha ricevuto un fallo, l'arbitro ha dato il vantaggio e alla fine un po' in maniera rocambolesca, ma la palla è finita in porta. 5-4, prego. Poi dicevamo alle 18:30 insieme a Cassano Leno è iniziata anche Mestrino Salerno, alle 19 ci sarà Brixen Erice e alle 20 Cellini Padova Oderzo, quindi anche in questo caso trattasi di derby del Veneto. Intanto un tentativo di scavalcamento si trasforma in un 9 metri, tanto si prende posizione nel esatto punto dove ha fischiato l'arbitro, prende il gioco. Arriva ancora Kirillova con la palla, attenzione, c'è un giallo ai danni di Rebecca Romualdi. Romualdi, sì, per intervento falloso nei confronti proprio della Kirillova. Si riprende, comincia il giro di palla il Leno, fraseggia Terzini, centrale Kirillova, ancora a liberare il pivot. Fa girare tutta la difesa, incredibile. Aveva spazio peraltro per entrare tranquillamente, poi ha preferito il passaggio al pivot, che si era smarcato bene. Tanto Lisa Ponti pasticcia con la palla, Gozzi tenta
il recupero. Si lamenta intanto Milanovic dalla panchina, viene già redarguito dal tavolo. E intanto nuovamente Leno che si riporta nella metà campo del Cassano. Inizia la scalata, no, va la numero 5, in questo caso cambio di direzione veramente fulmineo, e va a segnare questa rete proprio con un cambio di direzione, iniziativa personale. Se ci inquadra la regia, Francesconi, sempre il numero 5. Sì, okay. Sì, dall'ala. Non avevo visto il numero, mi era sfuggito. Leno. Vantaggio Leno, sì, intanto ha dato un bel parziale al Cassano che da un certo punto in poi non è riuscito più a trovare la via della rete. Ci prova adesso Ferrazzi e ci riesce. Buona un tiro. La penetrazione di Ferrazzi. Sì. Preso bene il tempo. Ma il polso, ho visto veramente il polso schiacciare la palla e ha beffato il portiere. Sei pari con Leno che attacca, ancora Kirillova che prova a superare. Sfondamento capisco da Kirillov del riparte pivot. Bertolino può lanciare il contropiede, deve sfruttare quest'arma il Cassano, poi ovviamente quando si forzano un po' i lanci qualche volta la misura non è perfetta, però bene fa Bertolino a lanciare quando vede le compagne in vantaggio sugli avversari. Tanto reti equidistribuite nelle file del Leno, due reti per Francesconi, due per Pedrotti e due per Kirillova, mentre nelle file del Cassano due per Gozzi, due per Cobianchi, uno per Montoli e una per Ferrazzi. E intanto arriva ancora, altra rete, ancora un passaggio al pivot. Hanno preso le misure, qualche pallone inizialmente abbiamo intercettato, invece arrivano con costanza al pivot che continua a martellare. Terza rete per Anna Pedrotti. Lì si è perso un po' di tempo, lo spazio c'era per entrare, ancora Ferrazzi, passaggio filtrante. Bello. Bellissimo per buona guardia Romazzotti. Buona l'ingresso del match di Ferrazzi, dopo un bel gol, un bel passaggio filtrante per la sua ala. E poi però ha neutralizzato il tutto il portiere Ramazzotti. Tanto Del Balzo ferma l'iniziativa del terzino, il numero 43 del Leno, Andreani Sara, 9 metri, già battuto, si riprende a giocare. Tanto le ragazze del Cassano in campo, peccato, qui perde la palla. E ancora una volta. Ripeccato. Il secondo contropiede lanciato non preciso e dunque restituisce il favore. 10 minuti e 44 secondi, 6-7 in vantaggio il Leno che attacca, quindi opportunità di allungare il gap, si infila e va 8-6 e va ancora, a segnare ancora Pedrotti numero 7, il numero 7 è il numero Costanzo. Ah, ok, scusa, pensavo visto un taglio a pivot, mi è scappato. Diamo a Costanzo quel che di Costanzo. Esattamente, intanto Cassano che riprende a questo punto due reti da recuperare, quindi attacco importante, passaggio per che in questo caso abbastanza rocambolesco ma tutto regolare, quindi passaggio per Del Balzo che non agguanta, la palla carambola nelle mani di Cobianchi che riceve fallo mentre stava tirando e quindi correttamente tiro dalla linea di 7 metri. Tanto all'intervallo Cingoli 11, Nuoro 13 e Pontina 15, Ferrara 7. Va Del Balzo, realizza 7-8. Gol per Del Balzo dalla linea dei 7 metri. Leno che riprende. Accorcia le distanze. Tanto non c'è fretta, organizzano il gioco le ragazze con la maglia blu e gialla. Parte lo schema, va a secondo pivot l'ala. Si accentra il terzino 9 metri, tanto c'è stato un impatto su Gozzi che si rialza, però tutto regolare. Tanto velocemente, aspetta, magari teniamo un tema, voglio leggere la classifica, ma mi sembra che ormai le fasi di studio siano terminate. Qua è botta e risposta, risponde Bertolino, poi vediamo se lancia e dopo due ore consecutivi magari ci ha pensato su un pelino troppo. Pochino. Passaggio per Del Cobianchi Balzo. Per Del Balzo. E subito 1-2. Nonostante l'aspetta, perché mi sa che prende un giallo la Kirillova per spinta eccola da qua, dietro. Sì. Esatto, sì, infatti. Cartellino giallo per Valeria Kirillova. Ha spinto Del Balzo mentre era al tiro. In questo caso l'arbitro ha ravvisato appunto l'azione irregolare. Dunque è il secondo giallo della partita, uno per Romualdi e una per Kirillova. Tanto riprende il gioco con Leno che attacca, Giulia Gozzi che fa buona guardia, 9 metri, 13 minuti passati, siamo ormai già a metà del primo tempo, finta il tiro,
e commette sfondo, buona in questo caso, sì, l'attività del difensore che si va a prendere palla morbida in contropiede di Del Balzo. E tripletta di Del Balzo a ribaltare il risultato con da 6 a 8 a 9 a 8 in due minuti. Del Balzo prima dalla linea del 7, cioè, su rigore. Hai tenuto conto del numero dei contropiedi? Non li ho contatti precisi, ma almeno 5, perché, anche forse 6. Perché le accelerazioni sono state sempre in corrispondenza di queste opportunità qui. Cassano mi sa che... riesce a recuperare la palla Pedrotti. Va a realizzare la sua quarta rete. Quindi nuovamente parità. Dicevamo tripletta di Del Balzo, perché... prima della linea dei 7 metri, poi ben servita da Cobianca sulla linea dei 6 e poi in contropiede. Quindi ci ha fatto vedere il repertorio completo della nostra Bianca. Esatto, da manuale. 9 a 9 il punteggio, 14 minuti. Cassano che attacca con Lisa Ponti, Cobianchi, Ferrazzi, Cobianchi ancora, Lisa Ponti, Gozzi che riceve, aveva forse lo spazio ma preferisce ripartire, Ferrazzi, Lisa Ponti che la guanta, la palla non era precisissimo il passaggio, Ferrazzi, Cobianchi che si infila ma commette infrazione di sfondo e dunque nulla di fatto. Riparte ancora il Leno con Kirillova, difende bene Cobianchi, 9 metri, 9 a 9 il punteggio, occasione sfumata quella precedente da parte del Cassano. Kirillova rallenta il centrale, il numero 7 Costanzo preferisce ragionare e dunque si riparte con azione organizzata. Passaggio per il pivot a filtrare che entra. Buono bene due, attenzione, c'è un fallo di Giulia che a quel punto era in ritardo da dietro, ha fatto il taglio un po' più dietro al centravanti, quindi errore di Giulia che è andata a colpire l'avversario, quindi giustissimo il due minuti. E intanto siamo arrivati a metà del primo tempo, 9 a 9, Leno che attacca, Cassano in inferiorità numerica. Primo due minuti della partita, lo registriamo a metà del primo tempo. Ancora Leno. Cambia direzione, Costanzo, passaggio per il pivot, Pedrotti. Ha capito tutto, va avanti il gioco. Ancora passaggio al pivot, bravissima Gloria. Gloria che ha rubato palla con una mano proprio da pivot navigato, va a risolvere una situazione complicata, eravamo in inferiorità numerica e questo bel pallone recuperato sicuramente sarà importantissimo nell'economia della gara. Ora Cassano gioca con l'extra play e quindi rinunciamo al portiere per inserire il giocatore in movimento che manca, quindi all'ala Giulia Laita, poi probabilmente nel corso dell'azione andrà a ridare il cambio nuovamente a Nila. Fa partire la scalata, poi vediamo Lisa Ponti che va verso la panchina. Romualdi che decide di andare, non era facilissimo da lì. Ha trovato si lamenta. La via del gol, Rebecca, due occasioni. Era un angolo difficile, era abbastanza stretto. Ha lamentato probabilmente anche un tocco dell'avversario, sì. Ma l'arbitro ha fatto anche questa volta il segno di proseguire. E dunque Cassano con Costanzo, Kirillova, attenzione, finta, ragazzi c'è un braccio da lì, è pericolosa, micidiale, è arrivata micidiale. Sugli 8 metri, si è accorta che nessuno le stava dando fastidio e quindi un passo, si è alzata e ha tirato. 9-10 il punteggio, intanto corre il tempo, 16 minuti e 40 secondi, Cassano che deve ripristinare subito questa rete di svantaggio. Tanto sta per terminare anche l'inferiorità numerica del Cassano, mancano 20 secondi. Risale Romualdi, riceve Lisa Ponti, risale Laita, riceve Ferrazzi, per Cobianchi, trova lo spazio e si guadagna un bel 7 metri. Tiro dai 7 aveva metri. Aveva tirato il primo difensore, quindi c'era ancora margine per un passaggio all'ala, ma era dentro e quindi ha costretto gli avversari al fallo grave, tant'è che si presenta nuovamente Bianca Del Balzo sulla linea dei 7 metri e va a realizzare quarta rete per Bianca come Anna Pedrotti, pivot del Leno. Poi adesso palla buttata malamente fuori sulla rimessa da centrocampo, quindi sconsolato lo sguardo di Giovanni Bravi che poi fa comunque un segno di incoraggiamento alle sue giocatrici. Un errore, ci sta, però bisogna voltare pagina e andare avanti. Assolutamente, e così sicuramente faranno. Intanto Laita riceve,
Ferrazzi, Light ancora. Tiene la palla, passaggio buona era idea, per Del Balzo. Un pelo lungo il passaggio, attenzione perché ci aspettiamo al contropiede Leno sulla fascia destra, e per la sua fortuna la palla si perde oltre la traversa, il tentativo di Francesca Turina. Non si va a buon fine. Si era involata bene sul binario di destra, ma non ha trovato la porta. 10-10 il punteggio, rimane questo, rimane fermo, per il momento nessuna delle due formazioni trova la via del gol, e adesso è il Cassano che ci prova. Cobianchi, Laita, Ferrazzi al centro, scambia, esce Del Balzo, poi di nuovo per Laita, Cobianchi al centro, cambio direzione, passaggio per Del Balzo che prova a girarsi, ottima la difesa da parte di Costanzo. Si lotta sui 6 metri, ce l'ha raccontato anche Bianca nell'intervista post gara a Ferrara. Bravissima Cobianchi, nulla di fatto, ottimo il passaggio a Noluk. Attenzione, siamo in inferiorità numerica, ancora una volta la palla si perde oltre la traversa, il tiro scagliato. Ma l'inferiorità numerica dovrebbe essere terminata. Sì, noi eravamo rimasti indietro, nel senso che erano rimasti indietro sia Bianca che certo, Michela. Ci sta. Però anche in questo caso il numero 96, forse è troppo frettoloso la Kojic Neskovic, anche lei si perde oltre la traversa. E va avanti il tempo, 10-10 sempre, 19 minuti giocati. Quindi meno di 11 minuti al termine. Cobianchi, ma trova dall'altra parte, attenzione, Gozzi. Bello il tiro di Cobianchi. Io ne ho contati già almeno 3 di rimpalli favorevoli. Sì, esatto, c'è stata la prima parata di Ramazzotti, bel intervento, quello dell'estremo difensore bresciano, ma la più lessa di tutte è stata Giulia Gozzi, che va a realizzare la sua terza rete e tiene, seppur minimo, in vantaggio il Cassano. 11-10, quando siamo quasi al 20, quindi un terzo di gara se n'è andato. Beh, insomma, se questo è l'andazzo, ora che arriviamo alla fine, ci siamo giocate le coronarie. Tutte e due. Sì. Perché davvero, Partita equilibrata, ancora non nessuna delle due squadre è riuscita. Attenzione, a prendere Kirillova, riceve, cerca di superare, trova la compagna che trova palo. Il palo, però rimbalza. Sfortuna, stavolta il rimpallo è favorevole ancora per Nila, quindi doppio intervento, Bertolino. Prima palo, poi Nila. Parte la seconda fase del Cassano, abbiamo lasciato indietro gli avversari. C'è la possibilità di sfruttare la numerica, ancora. Palla che arriva a Gozzi, ma ancora una volta Ramazzotti impedisce la via del gol e poi le compagne escono a prendere la palla, quindi rimessa laterale per il Cassano. Bello, bello. Bella seconda fase del Cassano, ha sfruttato al meglio la possibilità numerica, ma altrettanto bella la respinta. Bravissima, di sì. Ramazzotti. Bel intervento da parte di Ramazzotti, perché l'azione di seconda fase era andata tutta a buon fine, era tutto perfetto. Ci ha pensato lei, attenzione, che bello, ancora però, attenzione volta. Gozzi, cosa inventa, nulla, sì. Non riesce da lì, era difficilissimo, ancora Ramazzotti protagonista, vediamo, viene fischiato prima al 9 metri, si era inserita correttamente Kirillova, aveva commesso infrazione di passi secondo l'arbitro, quindi motivo per il quale ha fischiato, quindi passi sotto fallo. Cassano 9 metri. Sta creando delle belle azioni, cioè mostrando un bel gioco, ma però anche un po' di decisione nel tiro, ovviamente anche con il contributo fondamentale di Ramazzotti, sì, che ne ha fatte due, una dietro l'altra in giornata, quindi ovviamente non tutta colpa delle ragazze, ma anche merito all'estremo difensore bresciano. Assolutamente. 21 minuti e 30 secondi, 11-10, risicatissimo. Attenzione Costanzo, trova Bertolino. Bertolino è Ponta, questa volta le respinte per le avversarie che giocano ancora con il pivot, ma ancora una volta tra Montogli e Ponti rubano palla. Stanno crescendo le nostre ragazzine. Mi è piaciuta Lisa Ponti come ha riconquistato il pallone, del tipo questo è mio, lo gestisco. Volevo io proprio segnalarti i grossi progressi che stanno facendo le nostre ragazzine. Ho visto la partita al Ferrari, dicevamo, nonostante una sconfitta, ma una Lisa Ponti veramente sontuosa, che ha giocato veramente soprattutto con il piglio di una veterana, invece ricordiamo, è un classe 2003, quindi giovanissima, 17 anni per lei. Risale Laita, arriva Ferrazzi, Cobianchi, cambio direzione, ancora Ferrazzi, Laita. Hanno chiuso bene le ragazze del Leno. Mamma mia! Grande che cosa palla ha fatto di Ferrazzi, non era precisissimo, ma se la palla. Ma dove è andata? Si è arrampicata per andare a prendere la palla del Balzo. Incredibile. Non con era una mano. Precisissimo, ma una palla che viaggia nel raggio di 2 metri da Bianca viene catturata. A me quelle prese lì così volanti. Come direbbe Boncassio, presa alla Octopus. Bravissima. 12 Bianca ad azionare questo pallone, soprattutto poi a girarsi anche sulla piastrella. Sì, molto molto brava. Ma la presa Cassano in aria, che allunga più due. Incredibile.
Primo doppio vantaggio per Cassano, dopo doppio vantaggio dell'Eno nei primi minuti di gioco. Ancora Kirillova che contropiede, attenzione, light. Che peccato! Riesce a buttare la palla in fondo al sacco, ma era ormai dentro l'area. Peccato perché il lancio di Nila questa volta era tarato giusto, non è riuscito alla prima ricezione a Giulia, poi nel tentativo di riprenderla era ormai dentro l'area di pertinenza del portiere avversario. E si va avanti, 7 minuti scarsi da giocare, 12-10 punteggio. Costanzo intanto riceve nuovamente, passaggio per il pivot e Del Balzo che accusa un colpo in volto, dice non va bene, dice no, devo uscire. Si è lamentata subito, quindi involontario, probabilmente un colpo, non so se al naso, adesso vediamo, si tiene il naso. Vediamo. Tanto viene prontamente sostituita, entra infatti con, adesso appena mi inquadrano il numero, con il numero 30 entra proprio Zanellini Sara. Eccola qua. Eccola qua, Sara. Bene, si riprende il gioco. Tanto in 5-1 davanti, in questo caso c'è Laita. E tentava di recuperare il pallone, ma è pasticcia, ma è sotto fallo, quindi palla per il Leno. Si riprende, tanto Costanzo chiama il giro di palla, arriva Kirillova, finta, tiro da fuori, precisa sotto la traversa, bravissima Kirillova. Dicevamo, se viene lasciata libera poi diventa ingestibile già sul primo, ma sul secondo passo è veramente quasi impossibile fermarla. 12-11 punteggio, Cobianchi, Ferrazzi, ancora Cobianchi, riceve Zanellini, Cobianchi per Ferrazzi, a scalare per Ponti, risale Laita, Ferrazzi sembrava volesse tirare ma sì, commette infrazione di passo, ha avuto un'esitazione, momento di esitazione eccessivo e ci ha piantato dentro un passo di troppo ravvisato dall'arbitro, e quindi Leno che ha l'opportunità di ristabilire la parità dopo 25 minuti di gioco. Sì, diciamo partita ancora assolutamente equilibrata, c'è stato un più 2 del Leno al decimo minuto su 6-8, poi il più 2 del Cassano qualche minuto fa, ma assolutamente equilibrio pressoché totale del match. Passaggio per ala da parte di Costanzo e va. Sì, finta sul secondo palo. Sì, bel tiro. Numero 5, Francesconi, terza rete per lei. Fa muovere Nila Bertolino dal suo palo e poi la beffa girando col polso. Brava Francesconi, terza rete anche per lei. Com'è? Girando col polso? Cioè, mentre parli fai anche il gesto. Perché per spiegare a voi. Così io capisco meglio. Esatto. A voi, sono io qua, a voi. Era plurale maiestante. Anche a Silvano. Va bene, dai. Intanto Cassano che attacca. Cobianchi, provato subito il tiro in doppio appoggio, scheggia il palo questa ma finisce volta fuori. Il palo aiuta il Leno dopo che dalla parte opposta gli aveva negato un paio di volte la gioia del gol, quindi buona sorte che si distribuisce in maniera paritetica da ambo i lati. Intanto attenzione best, Costanzo uno contro uno. Intanto best player, o perlomeno giocatrice che ha segnato di più per il momento, Del Balzo con 5 reti, segue una ruota però Pedrotti e Kirillova con 4. Questa è la statistica per il momento, poi magari la diamo completa. Tanto è Leno che prende tempo, 26 minuti e 30, 12-12 il punteggio. Leno che attacca, Kirillova e questa volta non trova la porta. Attenzione, ma perché c'è stata una deviazione. Sì, è riuscita probabilmente Ferrazzi in difesa a spizzicare ultimamente il pallone, quindi rimane in attacco Leno, ha ancora possibilità insomma di portarsi avanti di una lunghezza, del resto è proprio il leitmotiv di tutto il primo tempo. Siamo sotto passivo però, quindi dovrà arrivare al tiro velocemente, poi perdono anche un po' la palla, quindi possesso palla recuperato, si lamenta la panchina del Cassano che la palla è stata buttata via, ma anche in questo caso gli altri fanno segno di continuare, quindi nulla di fatto, si riprende il gioco. Presto che tardi ci fa come... Eh sì, alle 22 abbiamo messo tutti a casa, quindi giustamente non possiamo perdere tempo. Time out Cassano, quindi Sasha Milanovic
si gioca il time out, ma mi sa che lei non l'ha ancora giocato, vero? No, nel primo tempo no, c'è stata un'interruzione prima, ma era per... Quindi probabilmente vedremo un altro time out. Esatto, di solito. Sì. Ricordiamo che sono tre, ma se ne possono usare solo due per ogni fase di gioco, quindi se non lo usa adesso, poi nella ripresa ne avrà solo due eventualmente. Tanto Sasha inquadrato con le ragazze. Vediamo anche Bianca tenersi ghiaccio sul naso, quindi sì. Qualche scontro eccessivo, molto... Sì, qualche manata involontaria deve essere arrivata, perché... Poi, diciamo che giocare il pivot ti espone un po' a questi problemi, chiaramente sei sempre in mezzo ai difensori avversari, si lotta. Tu che ne sai, scusa? No, perché io giocando in porta, portiere, io vedevo i pivot che combattevano con i miei difensori, avevo una visuale migliore rispetto agli altri, godevo lo spettacolo. Esatto, col popcorn proprio, tipo. Va bene, intanto finisce il time out e dunque si ritorna in campo. Si riprende a giocare, intanto vedo scambi di informazione tra la panchina del Cassano e gli arbitri, forse c'è qualcosa che non torna nel tabellone, non sappiamo, vediamo. Ci pare tutto corretto, anche perché in realtà la versione ufficiale è, esatto, il tavolo, sì. Sì, abbiamo il nostro tabellone è un tabellone per coloro che seguono da qua, che in realtà non c'è nessuno, però insomma sì, diciamo è più un aiuto ai giocatori in campo, che esatto, gli piace vedere quanti gol hanno esatto, fatto, esatto. Non hanno fatto, un po' di vanità in questo c'è, e noi lo usiamo invece proprio come ausilio per la per cronaca, noi è importante, per conto dei gol di gol, giocatori certo. Già ammoniti, attenzione che bello, eccolo qua, Lisa Ponte ne ha fatti tre così a Ferrara, sì. In realtà in questo caso deviato dalla l'aspettavo giocatrice. Però ha cominciato anche lei a fare questi tiri alla Fantinato, se mi passi il termine, quindi doppio appoggio improvvisi che rubano il tempo alla difesa. Poi attenzione, è andata via benissimo, gran bel gol anche per Francesconi. Che riporta subito a posto le cose. Quarta rete anche per Anna Giulia Francesconi, alla sinistra del Leno. 28esimo minuto, 2 minuti al termine, 13-13. Luca, forse possiamo incominciare a dire che sarà una partita abbastanza tirata, equilibrata. Sì, stavo guardando le marcatrici del Leno, abbiamo con 4 reti Kirillova, Pedrotti e Francesconi e una Costanza, quindi distribuita abbastanza equamente tra 3 giocatrici. Per il Cassani invece sono già 6 le giocatrici che sono andate alle ferte. Ed ora un passaggio per Zanellini. Sì, perché Zanellini pensava che Ferrazzi stesse entrando, quindi stava già tornando in difesa a seguire il suo difensore. Per coprire, invece il passaggio era proprio per lei. Peccato, peccato. Chance per il Leno di andare al riposo in vantaggio. Eh sì, 1:20, per cui sono le ultime battute del primo tempo. Ovviamente entrambe le formazioni ci terranno ad andare al riposo con il vantaggio, se possibile, tanto pasticcia un attimo, ma rimane comunque in mano al Cassano la palla, a breve potrebbe esserci il passivo, ma va a tirare, trova grande, Bertolino, sì, bravissima anche grande lei. Grande parata di Nila, che ha intuito il lato e si è buttato con anticipo. Cobianchi, seconda fase, accelera e va a trovare il paro dove la curvava Ramazzotti, non può arrivare. Questo è il treno ad alta velocità, il TAB, sì, no? Sì. Una della specialità della casa. Treno alta velocità, è arrivata come un treno, cambio di direzione peraltro, quindi è riuscito a fare anche uno scambio. E bello anche il tiro, perché era davanti all'uomo, ha tirato di fianco all'uomo. Sì, è riuscita a coprire il pallone al portiere, quindi quando Ramazzotti ha visto il pallone ormai è troppo tardi. Attenzione, attenzione qui c'è 2 minuti. Sarà sicuramente 2 minuti per Ferrazzi. Per Gloria che, infatti è Gloria che ha spinto il pivot. Esattamente la fotocopia di quello che era successo qualche minuto era fa. Era completamente in ritardo sul pivot e la spinta da dietro, quindi ovviamente nulla di grave, è rimasta in piedi la giocatrice, però ovviamente il tiro che ne è conseguito è stato con l'assetto sbilanciato. E quindi va Costanzo, tiro dai 7 metri, una finta, pallonetto, gran bel gol di Costanzo. Beh, sai, deve sempre avere una certa freddezza per andare lì a dire, soprattutto perché era il 14-14, quindi se non fosse entrato quel tiro. Sembra tutto facile, ma assolutamente no. Zanellini, e va! Si riscatta Zanellini per l'errore di prima con l'incomprensione. Attenzione, 3 secondi, 2, 1, tiro da fuori, parata da Bertolino. Ed è il Cassano ad aggiudicarsi quella rete di vantaggio per andare al riposo
davanti al Leno. Però altri 30 minuti per cui sì, nulla comunque, non abbiamo ancora decifrato chi sarà la squadra che impossibile decifrare, direi dominerà il match, perché finora sono stati molto bravi ad alternarsi nel punteggio, abbiamo visto anche del bel gioco e dei bei tiri, sì, quindi sì, sicuramente una partita gradevole, interessante, veloce, le due squadre hanno giocato a ritmi alti. Forse adesso è il momento di leggere la classifica? Adesso magari sì, andiamo a recuperare anche i parziali dagli altri tempi, ne approfittiamo per leggervi la classifica. Quindi Cingoli e Nuoro sono 17-18 al decimo e secondo tempo, mentre Pontinia sta abbastanza in vantaggio con l'Ariosto, 18-12, sempre al decimo minuto del secondo tempo. La velocemente la classifica, ricordiamo sempre situazione gare disputate complicate, perché alcune partite sono state rinviate, quindi la classifica la prendiamo per quello che vale. Comunque vediamo Brixen 15, Oderzo 12, Salerno 10, Mestrino Pontigna 9, Erice 8, Ferrara 7, Cassano 6, Malo e Leno 4, Cingoli 2, Padova e Nuoro 1. E con il punteggio di 15-14 alla fine del primo tempo, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e vi aspettiamo fra pochi minuti, sempre qua da Palazzetto Tacca. Ciao! A breve.
Eccoci qua, siamo tornati in diretta dal Palazzetto TAC, Serie A Beretta femminile, nona giornata di andata, derby lombardo qua al Palatacca, Cassano Leno. E si comincia il secondo tempo. Un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, infatti 15-14 il punteggio dopo un continuo su e giù da parte delle due squadre, quindi credo che entrambe le formazioni siano riuscite a mettere in campo il proprio gioco, anche Cassano con... E ora palla persa in attacco, attenzione perché stavamo giocando con l'ex Rappé, non si accorgono i giocatori avversari che la porta era sguarnita, quindi c'è lo spazio. In tempo per entrare Nila, ma in velocità subito Francesconi, quinta va rete raggiung- per lei, sì, va a raggiungere e nuovamente Balzo. Parità. Va a raggiungere De Balzo, che peraltro nel frattempo è rientrata in campo, quindi sì, sì, fortunatamente. Dicevamo, sì, abbiamo visto tenersi il ghiaccio sul naso, quindi si lotta quando si gioca a pivot con gli avversari. Ora sempre Vitanomica, quindi sempre, no, questa volta ha deciso di mantenere Bertolino tra i pali, quindi attacchiamo con un uomo in meno. Per i due minuti di Montoli al termine del primo tempo, sì, ancora 30 secondi. Secondi. Cobianchi prova da fuori, ma tiro deviato, poi va Ramazzotti, a completare ci pensa l'intervento. Ramazzotti ora in velocità è Leno che rilova, ma anticipo di Bianca, quindi deve fermarsi l'impeto. E a questo punto, difesa e attacchi organizzati. Ancora 15 secondi di inferiorità numerica. 15-15 il punteggio, è subito Leno. Ha ripristinato la parità e intanto attacca. Non fischia nulla. Ruba palla. Palla Cassano. Ferrazzi, poteva esserci un fallo per... E per Gozzi. La palla, contropiede, è andato a buon fine. Seconda fase, non sembrava molto convinta, però alla fine sì, Gozzi sì. Era sola, è stata servita. Quarta rete anche per lei. Il trasporto ci ha pensato Del Balzo, poi ha scaricato a Gozzi che ha trasformato. Nel frattempo rientrata Gloria, quindi parità numerica per quanto riguarda il numero di giocatrici in campo. Tanto è Leno, Kirillova suggerisce all'ala che riparte, scalata in corso, riparte di nuovo, torna indietro Kirillova, ancora è passivo, viene chiamato passivo, la palla pivot, ma fa buona guardia ancora Ferrazzi. Poi c'è Bertolino per Gozzi, che stavolta ha dovuto arcuare la traiettoria perché stava tornando bene su Giulia, l'ala destra, quindi Turina ha dovuto alzare un po' la parabola del passaggio Bertolino. Era a quel punto la palla si è persa all'interno dell'area del portiere avversario. Peccato, sempre riparte, una rete vantaggio. Leno che può ancora pareggiare e forse c'era un passo di troppo. Va a segnare la numero 43 Andreani va a segnare la sua prima destro. Rete, la sua prima sì, rete. È entrata nel secondo tempo nel ruolo di terzino destro, quindi va subito a marcare la sua prima rete, al terzo minuto. Beh, insomma, primi minuti mi sembrano assolutamente in linea con il primo tempo, almeno per il momento. Si continua questa fase di equilibrio con difesa piatta del Leno, quindi 6-0, che crea non poche difficoltà al nostro attacco. Difesa del Cassano invece sulla 5-1 che ogni tanto lascia un po' troppo spazio al Pirto, ma ogni tanto invece porta a recuperare qualche pallone che le ragazze sono brave a tanto va trasformare in contropiede. Ancora Ramazzotti riceve, però recupera Ferrazzi. Sì. Riparte l'attacco con Gozzi, parte la scalata, Ponti, Ferrazzi si alza e tira improvvisamente, ha fintato l'elevazione, poi invece in tiro in doppio appoggio. Brava Sofia perché sta alternando le modalità di tiro, quindi sta prendendo anche confidenza nei propri mezzi. Esatto, la vedo molto come dire sicura in campo. Ecco. Sì, forse ci ricordiamo dall'anno passato, anche le prime parti di quest'anno, sta sicuramente prendendo consapevolezza di se stessa, dei suoi mezzi, delle potenzialità che ha, e la vediamo che alterna anche tipi di tiri, passaggi ai pivot, passaggi anche filtranti. Molto sta, bene. Sta sicuramente maturando la ragazza, brava. Tanto è Leno, prova ancora Del Balzo che interviene due volte, però è fallo, spinta dice l'arbitro, quindi fallo per il Leno. Si riparte, tanto difesa del Cassano che cerca di anticipare i passaggi, ancora Del Balzo. Eccola qua la chiamata del passivo, quindi buona difesa, sta mettendo in difficoltà l'attacco del Leno. Ora scarico della palla per Turina che fa già un mezzo miracolo a tenerla in campo, però esauriscono i sei passaggi, era passivo,
non se ne sono reso conto che stavano ultimando i passaggi di selezione. Gozzi uno contro uno, arriva sui 6 metri, pallonetto pregevole di... Sì. Bella l'esecuzione di Gozzi. Perché quinta rete anche per lei, raggiunge Del Balzo e Francesconi. Ha fatto lo slalom tra i difensori dell'Eno e poi è arrivata e con, devo dire, una... proprio un approccio di ghiaccio ha messo questa palla morbida sopra alla testa di Ramazzotti. Cassano che prova a allungare, doppio vantaggio che equivale anche al massimo vantaggio sia per il Cassano sia per il Leno all'inizio del primo tempo. Quanta la palla si gira e ancora e palla Pedrotti, anche lo stesso discorso facciamo per Bianco, possiamo fare con Pedrotti, quando la palla gravita in un raggio di un metro dal pivot viene sempre raccolto. Bella la lotta anche interna tra Pedrotti e Del Balzo per vedere chi sarà il miglior pivot di questa partita. E devo dire che veramente per ora non è facile. No, è una bella partita, piacevole. Infatti già 5 minuti e mezzo passati sono volati. 18-17 il punteggio, è la fotocopia del primo tempo fino a qua. Ponti, Ferrazzi, Perco Bianchi, va uno contro uno su Kirillova, ma tiro centrale, facile per dire Ramazzotti, parte la seconda fase, due giocatrici a terra. Intanto sì, c'è si alzano i toni e Del Balzo prende un 2 minuti per l'intervento nei confronti della giocatrice dell'Eno. Si lamenta la panchina forse anche per un fallo precedente, non c'è stato un fischio su, quantomeno quello che chiedeva la panchina di Cassano, un fischio sull'azione precedente di Cobianchi, poi sul contropiede successivo e ancora inferiorità. Del Balzo è andata in maniera eccessiva per impedire la ripartenza in velocità dell'avversario, quindi situazione di priorità numerica con Cassano che deve difendere una rete di vantaggio. Tanto è un dai e vai, capisce tutto Michela, Costanzo, fa buona guardia, gira, ma Costanzo va, però c'è un 9 metri, passi, perché c'era un passi. Esatto, sì, voleva dare il vantaggio l'arbitro, però giocatrice dell'Eno ha commesso il fattore di passi, quindi a questo punto il commissario richiama l'arbitro e chiede un giallo. Ha ceduto Sasha nelle proteste, quindi viene sanzionato con un cartellino giallo. E ancora un altro giallo e ancora sempre inferiorità. Dicevamo, Costanzo si era liberata di Cobianchi, l'arbitro ha dato vantaggio, però sul vantaggio ha commesso in fazione di passi, quindi si riprende con un 9 metri in favore della squadra bresciana. Kirillova, Andreani, ancora Kirillova, taglia Costanzo, doppio pivot, Kirillova da si fuori, alza, ci arriva Bertolino. No, a palo, perché la palla è uscita laterale, quindi sì, non è stata toccata da Bertolino. Sembrava da qua l'avesse smanacciato. Anche perché non abbiamo sentito lo stong sul palo. Il tipico rumore, insomma, del palo che viene colpito, quindi ci aveva un po' ingannato. Palla che rimane al Cassano, che giochiamo, ha l'opportunità di allungare. Giochiamo senza pivot dopo il pericolo corso precedentemente. Preferisci tenere Bertolino tra i pali e giocare con una giocatrice in meno. Taglia Ferrazzi a pivot, stavo dicendo a doppio, ma mancando Bianca, è uno solo. Esattamente. Sorprende tutti Cobianchi. Altra invenzione di Cobianchi, altro tiro. Si è avvicinata con... fare giocoso, esatto, l'MLM non se l'è filata nessuno, ha detto quasi quasi, sono arrivata sui 7 metri e mezzo, sai che ti dico, io tiro. E può essere un buon momento per il Cassano, perché a più 2 potrebbe, non so se è la prima volta fare più 3. Esatto, prima opportunità del più 3 e soprattutto abbiamo gestito sicuramente al meglio questa opportunità numerica senza subire gol, anzi realizzandone uno, quindi Lisa Ponti però recupera quasi palla persa, ancora pochi secondi poi potrà rientrare Bianca, sono prolungata Zanellini, Cobianchi ancora sorprende ancora questa volta, anche aiutata da una deviazione credo che va a spiazzare Ramazzotti che invece sembrava sul pezzo, ma la palla le viene deviata e riescono a effettivamente a portarsi a più 3. Quinto gol di Michela Cobianchi e soprattutto massimo vantaggio Cassano che si porta sul più 3, 20-17, massimo vantaggio del match fino a questo momento. Palla che viene recuperata. Ancora palla, quindi sta iniziando veramente a dare buoni frutti questa difesa aggressiva, l'attacco dell'Eno ci ha passo in difficoltà in queste ultime azioni. Tanto quindi sta funzionando la difesa con 8 minuti e 30, 20-17, Cassano che attacca dopo l'ottima attività difensiva che ha fruttato questa palla recuperata e opportunità per il Cassano di allungare ulteriormente. Ferrazzi, Cobianchi, Ponti, ancora Cobianchi,
si trova lì in mezzo. Terza volta consecutiva. Ragazzi, che... quando vede la porta oggi, infatti, sorride, dice: oh, ragazzi, io arrivo lì, non esce nessuno. Che vado devo avanti, fare? Che faccio? Vado avanti? Va bene. 1-2-3 allora. Di fila, tripletta di Cobianchi che portano alla nuovamente massimo vantaggio, più 4, 21-17, buon momento del Cassano che soprattutto sta difendendo molto bene e sta trovando con Cobianchi soluzioni per scardinare la difesa avversaria. Ferrazzi contro Kirillova riesce a trattenerla, intanto vedo il coach di Leno Bravi con in mano il time out. Quindi. Sicuramente brutti 10 minuti della sua squadra rientro dagli spogliatoi, quindi vorrà sicuramente parlarci su, ne avrà occasione di farlo. Si buttano a pesce Gozzi Ferrazzi e Ferrazzi, sicuramente Ferrazzi ha inciso molto in questo match, adesso è stata anche la più lesta a buttarsi su un pallone anticipato bene da Gozzi, ma palla vagante. C'era anche Lisa Ponti, si è buttata velocemente. Giusto, è l'atteggiamento giusto perché c'è quella fame di palla, diciamo, su qualsiasi cosa possa essere recuperata, e quindi questo può essere un ulteriore buon momento per il Cassano che può aumentare ulteriormente. Ferrazzi allora va a concretizzare la sua crescita perché va a realizzare anche un bel gol. Sofia Ferrazzi, terza rete per lei, di autorità Sofia Ferrazzi, la segnaliamo volentieri, sicuramente MVP fino a questo momento. No, tra l'altro veramente cambi di direzione, finte, tiri in doppia. Eccolo qua, è arrivato il time out perché siamo sul 22-17 più 5, massimo vantaggio Cassano, che sicuramente non è la svolta decisiva, ma cerca di dare un'impronta al match facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte amaranto del campo. Assolutamente, dicevamo di Gloria che sta interpretando veramente una bella pallamano perché sta dando un range completo di iniziative, dal tiro in doppio appoggio, il tiro in elevazione, passaggi, cambi di direzione. Veramente sembra trasformata, sembra in forte evoluzione. Ne parlavamo anche con Sasha nell'intervista la settimana scorsa, chiaramente non siamo andati proprio sui singoli, però lui ci diceva che sta lavorando tanto in allenamento, era un po' dispiaciuto per questa settimana scorsa dove per vari motivi ho lavorato poco, ma dice vedo una crescita costante, era un po' tra virgolette un po' deluso perché i risultati del campo soprattutto in trasferta non danno ragione a questi miglioramenti, però lui che lavora con le ragazze tutti i giorni notava questa continua crescita, un gruppo di ragazze molto giovani, molto inesperte, molte sì magari giocano già da 2-3 anni ma non con questi minutaggi, non con questo carico di responsabilità importante, quindi era contento degli sviluppi delle giocatrici a cui non sempre è riuscito a dare seguito con i risultati, certo, del campo, ma sicuramente vedeva il frutto del suo lavoro e quest'oggi forse si sta per la prima volta concretizzando realmente anche sul campo. Vabbè, intanto hanno ripreso il gioco, vediamo se le indicazioni del coach Bravi alle sue giocatrici frutterà un cambio di direzione, tanto Kirillova. E subito sicuramente è stata spronata dal suo allenatore. Guarda, annuisce bravi, come dire, ecco questo, ecco, è quello, esatto, che ho te l'avevo detto che dovevi fare questo, vedi? Annuisce dicendo proprio, vedi, proprio questo che chiaramente giocatrice appena arrivata, quindi magari non è ancora dentro i meccanismi, però ha dalla sua classe personale, quindi deve magari prendere delle iniziative sue per cercare di suonare la carica alle compagne e fare in modo che la seguano. Intanto ho preso la testa del miglior marcatrici Cobianchi con 6 reti. Eh sì, quella tripletta. Arriva Gozzi che va a cercare il secondo palo e lo trova. Hai visto di nuovo Ferrazzi che ancora una volta ha fatto la cosa giusta. Sì, ha tirato il difensore, quindi ha tirato il primo a sé e poi ha scaricato all'ala. Costanzo si stava infilando tra le file della difesa del Cassano, ma Cobianchi e Ferrazzi riescono a chiudere. Sta crescendo molto la difesa, ragazzi. Adesso siamo momentaneamente in 6-0, è passato a 6-0. Esatto, però stiamo difendendo molto bene. Questo è quello che ha fatto sicuramente la differenza, anche perché dà coraggio ed entusiasmo il difendere bene, non subire gol e recuperare palla. Tanto ancora Kirillova. Uno contro uno, deve stare attenta Bianca perché gli stava scappando via, non si deve aggrappare. Sì, poi di tra esperienza. L'altro siamo nel conto dei 3 minuti, insomma Cassano vince 3-0. Bertolino ha capito, attenzione, adesso invece recupera palla, attenzione, bisogna subito ripristinare la difesa. Andreani a recuperare palla.
Le nostre erano già partite in contropiede, ma non si sono reso conto che Bertonino non aveva trattenuto il pallone. Stavo uscendo dall'area dei 6 metri. Infatti vediamo che Ferrazzi che chiede scusa al portiere perché ha perso l'attimo e Andreani gli ha soffiato il pallone praticamente dalle mani. Però rimedia tutto con Bianchi, ruba palla, si invola in contropiede e va a realizzare. Era stata appena raggiunta da Gozzi, ma allunga nuovamente, settima rete per il capitano. Se la sta giocando con Gozzi, questa testa della miglior marcatrice, ma mancano ancora 17 minuti al termine, partita ancora lunga, 24-18, più 6 per Cassano. Sì. Massimo vantaggio. Attenzione, buono back delle nostre ragazze tra il 35esimo e il 45esimo. Ma ha fatto proprio la differenza la difesa sicuramente. Sì, sì, è salita molto la difesa questo secondo tempo. Per ampi minuti Leno non ha trovato la via del gol. Questo bella parata della palla di Bertolino. Due cose bellissime. Quando non funziona la difesa ci si mette anche Bertolino a parare. Quindi sicuramente note positive Gozzi per Milanovic. Ha capito, ma non è tornata sui suoi passi Ramazzotti, Romina, ma non è riuscita a impedire che quindi la parola rete per Gozzi che va a 7 a questo punto. Testa a testa tra Gozzi e Cobianchi. Hanno separato distanziato che gli avversari che sono fermi a 5 in 3, Francesconi, Pedrotti e la stessa Kirillova. Mentre per il Cassano abbiamo Cobianchi e appunto Gozzi a 7 e Del Basso anche lei a 5 reti. Intanto ancora una buona palla rubata da Zanellini, lancio per Del Balzo che aggancia con una mano e va Girellina fuori, ha esagerato. In questo caso non è contento Milanovic, è vero che siamo a più 7, ci poteva stare, però insomma è sempre meglio buttarla dentro e aspettiamo a fare. Ma mancano ancora 15 minuti abbondanti, sì. Quindi sicuramente è meglio mettere dentro ancora reti di 7 differenza. Reti sono un bel vantaggio, ma non scherziamo col fuoco. Costanzo. Oops. Andreani. Tanto cercava lo sfondo Bianca per rimediare al suo errore. Kirillova, questa volta lo sfondo prende Cobianchi, sempre su Kirillova, contropiede per Zanellini. No, era Montoli. Probabilmente c'è un cambio attacco e difesa con Montoli. In questo caso mi sembrava giusto però il passaggio. Eh sì, però probabilmente c'è stato un disturbo visivo dell'altra giocatrice che le correva a fianco e ha perso l'attimo per aggrappare il pallone. Siamo al 15° minuto proprio in questo istante, 25-18 più 7 per il Cassano, che però ha sprecato due azioni offensive, due contropiedi per la verità, uno con la mancata rete da parte di Del Balzo e poi Montoli che non è riuscita ad agguantare la palla lanciata da Bertolini. Kirillova uno contro uno. Carico per Costanzo, va in penetrazione, bella palla al pivot, bella questa azione del Leno. Francesconi ancora in evidenza, no 32 scusa, 22 Turina. Turina, prima rete per prima lei. Prima rete per lei, sì, però bella l'azione di Costanzo che ha liberato brillantemente il suo proprio pivot. E ora è il momento anche per Eva Broggi, va a dare il cambio a un'ottima Sofia Ferrasi che giustamente ha qualche minuto per recuperare. Viene complimentata anche dalle compagne, dall'allenatore, perché veramente ha fatto un'ottima impressione quest'oggi. Vediamo Broggi ora se altrettanto si metterà in mostra. Tanto giro di palla in corso, Broggi riceve in questo momento, Cobianchi punta all'uomo, finta il passaggio. Broggi, scavalcamento. Uno contro uno. Per Broggi è un ritorno all'origine perché da un paio di stagioni giocava pivot ma invece ora viene spesso impiegata anche nei ruoli centrali. Attenzione, passaggio centrale, per... Mamma mia, incredibile. Come è riuscito a prendere quella palla io non lo so. Altra ricezione di Octopus, secolo Bianca Del Balzo, perché anche questa palla non era facile. Ricezione sempre una mano. L'abbiamo visto fare anche da pivot avversario Pedrotti, ma è la specialità di Bianca. In questa volta la presa che era già sbilanciata, quindi era pronta a tirare, quindi anche già coordinarsi già piegata, per il tiro non era banale. Recuperare il pallone, trovare coordinazione per tirare e cercare il palo lungo. Altro gesto beggevo di Bianca che si fa un po' perdonare da quella mancata girare di prima. Dai. Attenzione, Costanzo va. Intanto si fuma tutta la difesa della Cassano. Primo un bel servizio a pivot, l'azione personale. È Costanzo che suona la carica, cerca di riportare sotto le sue. E terza rete personale intanto per Costanza. Per Costanzo, scusate. Intanto riparte Cassano. Nerea Medina, Costanzo. Costanzo, esatto, sì. Più 6, 26-20, 13 minuti scarsi. Cassano che tenta di tenere la testa del match.
arriva Broggi, scambia con Ponti, con Bianchi, palla all'ala ma non c'è spazio, dovrebbe salire Gozzi, riparte la scalata, vediamo se c'è spazio dalla parte opposta, era troppo piatta si Ponti. Muove bene la difesa, passivo giustamente perché la difesa ha giocato molto bene questa azione, va, deve andare con Bianchi, deve andare a tirare, ma questa volta la difesa aveva coperto bene, il Ramazzotti è andato sull'angolo giusto e ha neutralizzato questo tiro ed ora contropiede sì. buona che stringe i tempi, deve recuperare, va a realizzare con numero 96 Kojic Nesković, la croata, impiegata poco, però insomma ora va a realizzare una bella seconda fase. Recuperano due reti le ragazze del Leno, 26-21, 18 minuti giocati. Margine quindi... che si riduce, 5 le reti, mini break a favore del Leno. Non bisogna, un po' Cassano più secco, non però 3-1 il break negli ultimi minuti. Cassano non bisogna distrarsi, non è ancora finita. Prova Ponti da fuori, buona guardia ancora di Ramazzotti, recupera però palla Gozzi, poi palo, peccato, questa volta ha scelto bene il tiro Bianca, cercare il palo lungo ma leggermente impreciso sul palo. Prova a riaprire Leno, palla del meno 4, sottomano Kirillova ma la palla va a fil di palo e si perde sul fondo, poi contropiede, c'è il questa volta Montoli la raggiunge e va a realizzare. Questa volta anche gesto come di scarico, come dire, sì, perché prima volta... c'è stata la mancata ricezione, ha fatto ricezione proprio sul limite dell'area perché ha dovuto accorciare il passo per non pestare la riga e quindi massima soddisfazione, vuol dire che sono ancora concentrate sul pezzo. Cassano che scampa il pericolo del meno 4 ma riallunga più 6 e si riprende con il Leno, 11 minuti da giocare, tanto il sostegno da parte delle ragazze del Cassano alla difesa delle compagne. Tanto Cobianchi che cerca di anticipare Kirillova, esce del balzo a fermare il passaggio al grande pivot. Grande difesa di Montoli che poi manda in contropiede del balzo, ma grande molto gesto bello il di Montoli. Del balzo, molto bello perché è anche riuscito a rubare il tempo al difensore scavalcandolo, quindi torna più 7 il Cassano, 19 minuti e 30 secondi giocati. E soprattutto tristi giocatrici a 7 reti per il Cassano, abbiamo del balzo, Cobianchi e Gozzi. Sì, sono andati quasi tutti a segno, a parte Laita che ha giocato e Broggi per il momento. 28-21, cinquantesimo, più 7, massimo vantaggio nuovamente Cassano. Ma ancora passaggio per il pivot, riesce a girarsi, attenzione para, attenzione, 2 minuti per del balzo. Sulla respinta va a commettere il fallo del balzo, attenzione perché per Bianca è la seconda esclusione temporanea. Palla che rimane a Cassano, ma... dato il fallo allora di del balzo era il fallo precedente sul tiro, quindi ha rilevato la gravità del fallo, ha dato vantaggio, c'è stata la bella parata di Bertolino però il pivot nel frattempo si era coordinato, quindi l'arbitro ritiene esaurito con il vantaggio il possesso palla a favore del Leno, però giustamente il fallo era ritenuto grave, quindi va a sanzionare con i 2 minuti. Siamo a Bianca del balzo, 4 inferiorità numeriche contro 0. E poi soprattutto veniamo da una partita incredibile sabato scorso per la maschile Cassano Molteno, dove non c'è stato neanche una sanzione, quindi né 2 minuti né cartelli gialli per nessuna delle due squadre, per nessuna delle panchine. Quindi, pazzesco. Cosa che non mi capitava veramente da anni. Perde palla il Cassano. Kirillova guarda chi può lanciare, sceglie Costanzo, poi riceve di nuovo Kirillova. Ancora... passaggio arriva però alla compagna, non era per lei il passaggio ma è risalita l'ala per recuperare questo pallone che altrimenti sarebbe perso sul fondo, quindi ottima prontezza di Olga Lanfredi. Ultima chiamata per Leno perché siamo a 9 minuti dal termine, 7 reti a recuperare, però c'è questa subita numerica di 1 minuto ancora da sfruttare, quindi credo che sia l'ultima chance per le ospiti. Prova a concretizzare la Kirillova ma viene fermata. E poi ovviamente sul vantaggio c'è passi, quindi non può dare il vantaggio stesso l'arbitro, ma si riprende con i 9 metri. Scorre il tempo, quindi fa 40 secondi del balzo. Attenzione. Un'altra ragazza potrà rientrare in campo. Prova ancora libera Costanzo, ma trova Bertolino. Grande parata anche di Bertolino. È salito in cattedra anche Bertolino al secondo tempo. Aveva fatto qualche parata più minuti. Infatti, guarda la panchina. Poi, dice ci siamo. Non l'avevamo notata, seppur non aveva commesso errori, ma non aveva fatto cose eclatanti. Ora invece questo secondo tempo sta mettendo a segno delle parate decisive. Prova a giocare l'ex Lepe, comunque mancano solo 9 secondi, quindi fuori Bertolino, dentro Montoli e poi fa pochi secondi, entrerà Bianchi che beffa Ramazzotti con un tiro schiacciato
angolatissimo. Sale a 8. Si riprende, attenzione. Si riprende la... Attenzione, non ho capito bene cosa sia successo. Sì, credo che ci fosse un... Il commissario Garra fosse convinto di un cambio irregolare, invece era scaduto la stanza dei minuti, quindi stava rientrando la giocatrice a fine due minuti e nel frattempo c'era un altro cambio attacco e difesa che però era stato fatto regolarmente, quindi si sono chiariti panchina e commissario. Diciamo che c'è stato un gran movimento, c'era da capire cosa fosse successo. Diciamo una giocatrice è entrata prima che quella l'altra uscisse, ma non era il cambio attacco e difesa, ma era la giocatrice a due minuti, quindi tutto regolare, però... poteva sembrare un cambio regolare, diciamo, quindi è andato in errore il commissario di gara, ma subito ha riconosciuto l'errore. Più 8 per Cassano, 7 minuti e 30 da giocare. Leno che attacca, la palla arriva al pivot, arriva poi all'ala, ma non riesce. È buona la conclusione, ma la palla si perde oltre il secondo palo, ha cercato di superare Bertolino allargando la traiettoria, ma ha allargato un po' troppo, nulla di fatto. Cassano a questo punto che deve amministrare questo ampio vantaggio dato i minuti mancanti. Noi sappiamo sempre che nella pallamano è bene stare ad aspettare sempre il fischio della fine del match. Ci hanno spiegato i nostri amici di Modena questa famosa regola del break-even. Quando così lunga è meglio dichiararla giusta negli ultimi minuti. Brogi, cambia direzione. Prova. E viene fermata. Sembrava poter sfruttare la velocità, ma ottimo il recupero della difesa avversaria. Prende il gioco. Metri. Va doppio pivot, quindi posizione un po' più congeniale per Eva. Lisa Ponti in doppio appoggio, eccola qua, l'abbiamo vista, l'abbiamo chiamata. Hai visto come ha caricato il tiro? Come proprio anche in questo caso veramente da manuale. No, poi cioè, la cosa bella è che sia lei sia, abbiamo visto e prima... E va intanto grande azione da parte di Kirillova che fa tutto da sé. Con un bellissimo scavalcamento. Sesta rete anche per Valeria Kirillova. Dicevamo la cosa bella di Lisa Ponti o anche prima abbiamo parlato tanto di Ferrazzi. Sofia Ferrazzi è che queste cose fino a 2-3 settimane fa non è che non le sapevano fare, non pensavano neanche di poterle forse fare. Forse le facevano con meno sicurezza. È proprio a livello mentale che hanno acquisito la sicurezza nel provarci a farle e poi le qualità tecniche ci sono, quindi il risultato è anche positivo. Tanto il passaggio per Zanellini era un po' fuori misura, Zanellini che stava già rientrando. Oh, la palla finisce. Recuperata ancora per Gloria. Vacco Bianchi il contropiede, vede del balza, peccato, troppo lunga. Forse comincia a farsi sentire. Era la palla che l'avrebbe raggiunta in ottava rete, quindi non vorrei che l'abbia... No, scherziamo. Questo tabellone potrebbe anche generare... No. Diciamo, se gli passo bene mi raggiunge. Si scherza, ovviamente. Scherziamo. C'era in mezzo il difensore, quindi ha alzato la traiettoria del passaggio per far modo che passa Bianca, ma purtroppo è finito il campo perché Bianca ha preso sì la palla, ma era sui 4 metri dell'area di porta dove non si può entrare. Va bene, il vantaggio continua a essere di 8 reti, il tempo Bianca però passa. Bianca non si fa spaventare dal fatto... tanto bel gol di ancora... Numero 22 ancora, 22, quindi, 23. 22, 20, no, mi sembra 23. 23, quindi è entrata anche De Angelis. 23. Maria De Angelis, prima rete anche per lei. Diciamo, 5 Bianca, minuti al termine, nonostante abbia in questo momento. Già due volte due minuti, l'abbiamo vista difendere con sì, probabilmente sta dosando anche, certo, sta dosando, sta magari cercando di non eccedere perché sarebbe fatale un ulteriore due minuti quando mancano 4 minuti abbondanti al termine. Tanto è Cassano che attacca, Cobianchi, Brogi. Andiamo, forse chiamavo un incrocio per Lisa, ma non si sono intuite. Mamma mia, che bello! Grande palla di Lisa Ponti per Gloria Montori. Gloria, hai visto il movimento di Gloria sul filo proprio dell'area, che riesce a girarsi in maniera millimetrica. Bello, 31-23. 31-23, più 8. Equilibrio che Cassano è riuscito a spezzare al 35esimo dopo i primi 5 minuti della ripresa e poi piano piano un gol alla volta ha scavato un solco irrecuperabile, ormai 4 al termine, 8 le reti di svantaggio. Non credo che Leno abbia più molte chance di riaprire il match, tanto soprattutto palla persa. Con questo tipo di difesa che costringe ancora una volta la giocatrice avversaria all'errore. 4 minuti al termine più 8 e Cassano che attacca, intanto si scaldano dalla panchina anche Milan e Piatti, quindi spazio anche per Giulia Laita e meritato riposo per Michela Cobianchi che per ora è miglior marcatrice del match con 8 reti.
però non avrà possibilità di incrementare bottino in questi ultimi tre minuti. Vediamo se ne approfitteranno le compagne, soprattutto Gozzi, perché anche per Del Balzo è tempo di riposarsi in panchina. Provano a gestire questa palla, ma era stata sporcata da difesa, ma poi carambolata sulle mani di Sara, che non è riuscita a trattenerla. Parte Kirillova, va in uno contro uno, ma ancora Bianca che non demorde, riesce a fermarne l'impeto, concedendo però il fallo. 9 metri per il Leno. 3 minuti al termine. Ora ancora Costanzo, che organizza il gioco, intanto il numero 23 al centro, De Angelis. De Angelis, sì, è stato un cambio in regia anche per il Leno. Ancora Kirillova da fuori, beffa Bertolini. Comunque l'abbiamo detto prima, la classe c'è, quindi seppur non ancora integrata al meglio nei modi di gioco delle sue compagne, però quando va in uno contro uno, quindi deve fare tutto lei, ovviamente giocatrice di livello ed è in grado di realizzare questo tipo di gol. La migliore delle sue con 7 reti rispetto alle 5 di Francescone e di Pedrotti. Tanto è Cassano con Lisa Ponti al centro, che posiziona il pivot Gloria. Tanto è entrata anche Giulia Milan all'ala destra e Alice Piatti a terzino destro. Broggi! Soddisfazione personale anche per Eva. E mette anche lei il suo nome sul tabellone nella casella delle reti. Anche oggi anche Broggi. 8 giocatrici diverse a referto per il Cassano, quindi anche oggi la pluralità del gioco alla lunga viene fuori. Seppure abbiamo queste punte anche per il Leno, fuori tiro. Sono comunque due scuole. Attenzione, Broggi, ancora per Broggi, ha bisogno di incrementare, bello, rientra, traversa col brivido, ma la butta dentro. E due reti così, d'amblè, una dietro l'altra. Dicevamo, sono due scuole pallamanistiche simili, quindi anche per il Leno grossa importanza il vivaio. Entrambe le squadre giocano con quasi tutto il roster formato da giocatrici di casa, poi magari quelle uno o due giocatrici o la straniera, però grosso appoggio delle ragazze locali e si vede anche dal fatto che sono in tante, sia per il caso per il Leno, le giocatrici a referto con almeno una rete. Tiro dai 7 e 2 minuti a tiro Milan. Tiro dai 7, che poverina era appena entrata, quindi deve già accomodarsi fuori in maniera definitiva, perché manca un minuto al termine e quindi non avrà possibilità di rientrare. E intanto va proprio la numero 24 al tiro, Anelli Larandrea contro Bertolino. Schiaccia la palla e rete. L'arbitro Fessino che è entrata, quindi ha carambolato sulla traversa un paio di volte sulla linea di porta, ma l'arbitro ha fatto chiaramente segno che era dentro, quindi primo gol anche per Lara Anelli. Ultimi 50 secondi di gioco, 33-25, inferiorità numerica per le esclusioni di Milan, che quindi non riprenderà a giocare, visto che mancano appunto adesso 40 secondi. Intercetta la palla. Parte in contropiede sempre De Angelis, disturbata regolarmente da Broggi, da Eva, quindi non su commette contropiede, fallo, contropiede va fuori. A spizzicare, quindi fino alla fine non molla il Leno, giustamente. Beh, è giusto che sia così, si deve lottare su ogni pallone, anche se fine del risultato sarà influente, ma dai un segnale al tuo allenatore che comunque sei concentrata e sei sul pezzo. Questa cosa rifatto uguale quando sei in parità o sopra di uno potrebbe essere importante, quindi è giusto farlo. Bisogna tirare fuori, finisce qua. Alice Piatti, ma la palla va oltre la traversa, quindi punteggio finale 33-25. Cassano, che nel secondo tempo è riuscito a capire quali potessero essere le armi per portare a casa il match, ovviamente ha continuato a fare bene o male come c'è nel primo tempo, ma la difesa è salita ancora di livello. I palloni rubati sono stati trasformati in marcature con percentuali più alte rispetto al primo tempo, e poi una volta sul più 2 e sul più 3 ci hanno preso gusto, hanno allungato, hanno continuato a macinare il gioco fino ad arrivare al più 8 finale, quindi successo sudato ma meritato da parte delle ragazze di Milanovic. E andiamo con le marcature. Allora, per il Cassano, Sofia Ferrazzi con 3 reti, Del Balzo con 7, Montoli con 3, 8 per Cobianchi, 7 per Gozzi, 1 per Zanellini, 2 per Broggi e 2 per Lisa Ponti. Diciamo che il conteggio dei 2 minuti è decisamente a favore, tra virgolette, del Cassano, che ha preso ben 5
due minuti contro zero della, vuol dire che comunque la grinta in difesa forse un po' eccessiva, però insomma alla fine la difesa è stata probabilmente il punto di svolta di questa partita, e anche questo potrebbe essere un segnale. Vinciamo anche sui cartellini gialli per la verità, perché con il giallo a Romualdi e a Sasha Milanovic fanno due gialli contro uno del Leno. Per quanto riguarda invece il tabellino delle marcature del Leno, sono 5 rete per Francesconi, 3 per Costanzo, 5 per Pedrotti, e poi una rete per Turina, una per De Angelis e una per Anelli Lara, e poi una per Andreani e 7 per Kirillov. E chiude la classifica la Kojic Neskovic con una rete. Quindi finisce 33-25 questa nona giornata. Qui almeno al palazzetto Tacca abbiamo altri risultati. Il Cassano ribadisce la sua caratteristica di vincere in casa, perde in trasferta, quindi possibilità di rifarsi già da sabato prossimo, quando però la trasferta è quelle un po' complicate, quindi ci vedranno impegnate ad Oderzo questi prossimi impegni per i nostri ragazzi, mentre l'appuntamento qua al Tacca è per il 27 novembre, quando ospiteremo l'Erice. Bene, ringraziando tutta la crew, quindi Davide Bianchi che quest'oggi è stato alla telecamera, Silvano Leonardo che ci ha aiutato in regia, qua a fianco a me in voce il grandioso Cristiano Baggion e ovviamente l'intramontabile, l'ineccepibile, l'inarrivabile Luca Basile. Esatto, guarda quella come gongolavo, gongolavo. Grazie a tutti, finiamo bene, con ovviamente il classico saluto, buona palamano a tutti. Ciao.